Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo Let's Play. Come avete potuto notare, stiamo per iniziare un'avventura targata addirittura Squaresoft. Quindi stiamo parlando di veramente tanto tempo fa. Anno 2000, come vedete scritto là sotto in basso, e stiamo parlando per l'appunto di Vagrant Story. Ora, il menu si è buggato perché sto giocando sopra emulatore, ovviamente, con la mia copia in italiano. E niente ragazzi, penso che non ci siano bisogno di presentazioni. Un giocone molto simile in alcune meccaniche ai capitoli di Parasite Eve, per quanto riguarda magari il combattimento o tra virgolette anche la modalità di esplorazione della mappa. Però ovviamente stiamo parlando sempre di un gioco di ruolo che può essere anche considerato a turni. Se così possiamo anche parlare, ma le meccaniche ben precise le vedremo più in là. Quindi, per il momento, direi di iniziare subito la nostra avventura e ovviamente di lasciarci alle spalle tutto il resto e goderci questa straordinaria avventura. Questa è tutta una prima fase che sembra abbastanza complessa, ma vi posso assicurare che piano piano anche la trama stessa si dissolverà e sarà facilmente comprensibile. Per il momento noi siamo in questa struttura, in questo palazzo, in questo castello, e ovviamente tutta questa fase può essere skippata, ovviamente, ma io ve la faccio vedere anche perché funge da tutorial del gioco. Ovviamente i titoli di testa che presentano tutti gli sviluppatori, tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, a questo gioco. E come vi avevo detto, questa è una parte per l'appunto che funge anche da tutorial. Quindi, cominciamo subito con il tasto cerchio che praticamente vi apre questo menu, questa sorta di sfera dove appunto è possibile colpire i vostri nemici se sono all'interno di esso.
Sopra vediamo in alto a sinistra gli HP, gli MP e sotto praticamente il Risk, che ovviamente vi spiegherò più in là perché comunque vi verrà spiegato dal gioco. Successivamente vedete in alto a destra la nostra situazione, quindi per il momento siamo in battaglia. Come potete notare, il gioco presenta una sorta di strategia a turni dove il nostro avversario presenta dei pallini di sospensione, dei puntini di sospensione che stanno ad indicare la mossa. Quando invece i pallini di sospensione diventeranno un punto esclamativo, vorrà dire che il nostro avversario avrà deciso che cosa fare e quindi è pronto a sferrare l'attacco. E noi dobbiamo essere più veloci di lui in questo senso, quindi nel senso di riuscire ad attaccare più velocemente e fare più danni nel minor tempo possibile, ovviamente per evitare di subire anche noi dei danni. Come potete notare, il combattimento si svolge con diverse parti del corpo che possiamo ovviamente colpire. Come potete notare, il braccio destro abbiamo una percentuale del 98% di riuscita del colpi, del, diciamo di colpire appunto il nostro avversario del 98% e il danno che possiamo infliggere è di appunto 49%. Il braccio sinistro addirittura abbiamo una possibilità del 93%, sempre con danni HP di 49%. La testa 89%, però abbiamo un danno maggiore, quindi 57. Il busto abbiamo il 100% di riuscita del colpo con 54 danni inflitti e le gambe invece colpite al 100% con un danno di 48. Ovviamente la nostra strategia sta anche nel scegliere quale parte del corpo del nostro avversario riuscire a colpire per ovviamente fare più danni in maniera più certa. In questo caso forse il busto è quello migliore perché abbiamo una riuscita del colpo del 100% con un danno di 54 HP. Altre cose che ovviamente vi devo dire è il fatto che anche noi funzioniamo così, quindi anche noi verremo colpiti in diverse zone del corpo. Ovviamente in base alle protezioni e all'equipaggiamento subiremo più o meno danni. Gli HP ci permettono di vedere la nostra situazione di salute in generale, però anche i nostri arti e ovviamente tutta la nostra funzione, diciamo, corporea può essere compromessa in base a ciò, appunto, ai danni che subiamo. Per cui direi di cominciare subito a colpire il busto. Come potete vedere adesso lui mi ha colpito in testa. Noi continuiamo a colpire il busto e il primo lo abbiamo fatto fuori. Qui abbiamo la stessa identica cosa. Come potete vedere, quando il punto diventa esclamativo, colpiscono loro. Qui colpo critico addirittura 98 e abbiamo vinto. Come avete potuto notare, in basso a sinistra c'era la mia, diciamo, situazione di salute, dove la figura azzurra indica che la mia salute è perfetta, verde vuol dire che sta bene e poi ci saranno i colori, se non sbaglio, arancione e rosso che indicheranno ferito e ferito in maniera grave. Ed è importante tenere d'occhio tutti i miei, le parti del corpo proprio perché la salute comunque viene indicata da quello. E man mano che verremo feriti subiremo più danni. Quindi bisogna stare attenti anche alle parti del corpo che abbiamo più ferite. Continua appunto la fase di presentazione del gioco con questo piccolo mini tutorial che ovviamente abbiamo imparato, cioè praticamente loro non ti hanno spiegato nulla, cioè il gioco non ti spiega nulla, cioè sei tu che devi imparare praticamente a giocare. Ardyn. Nomi che.
altro combattimento. Questa volta addirittura contro questo grande drago. Guardate i danni. Cerchiamo di essere il più veloci possibile perché... Aia! Mi ha mancato. Ok, sconfitto. Ecco, diciamo che questo è stato un assaggio di quello che sarà veramente il gioco, ma adesso ne parliamo, adesso ne parliamo. Perché abbiamo sentito dei termini, abbiamo sentito, diciamo, dei riferimenti, abbiamo sentito tante cose. Quindi adesso è il momento comunque di fare un po' di chiarezza, perché io per esempio mi ricordo che quando ho giocato questo titolo, dopo tutta la parte introduttiva, ero più confuso che persuaso. Non ci ho capito praticamente nulla inizialmente del gioco, però poi piano piano le cose si capiscono, ma adesso ne parliamo. Lui è il nostro protagonista, ovvero il Risk Breaker, come è stato nominato da quel ragazzo di nome Sydney. Quindi lui fa parte delle guardie reali. Ma adesso ci concentreremo e parleremo anche di ciò che sta succedendo. Perché come avete potuto vedere all'inizio abbiamo sentito una controparte imperiale che appunto incitava i soldati a sconfiggere i ribelli. E invece loro che sono i ribelli sono stati incitati a cercare qualcosa e ad andare verso un nuovo posto, ovvero questo Leamond. E qui appunto è l'introduzione di Vagrant Story. Lui è il nostro Risk Breaker, che come abbiamo sentito essere un cane da guardia reale, però andiamo con ordine. Il corpo non è che un ricettacolo per l'anima, un pupazzo che si piega alla tirannia dell'anima. E mira, il corpo non è eterno, dato che deve nutrirsi con la carne degli altri, affinché non ritorni al polvere da cui era venuto. Di conseguenza l'anima deve ingannare, disprezzare ed uccidere gli uomini. Vedete? Dunque, i cavalieri che sono venuti non erano gli uomini del re, ma del cardinale, quindi addirittura la chiesa. Dunque i cavalieri che sono venuti non erano gli uomini del re, ma del cardinale. Quindi anche la chiesa è in mezzo. Non sono più due le parti, sono tre. Quindi l'impero, dove ovviamente ci sarà un imperatore a capo, i ribelli e la chiesa. Cavalieri della Croce, comandati da Guildenstern, my lord. Le Crimson Blades. Al diretto servizio del cardinale. Ha condotto i suoi uomini verso Leamond ad inseguire Sydney. Quindi quello di prima, quello col pizzetto, no? Quella specie di comandante col pizzetto, era per l'appunto il comandante delle guardie del cardinale. Ad inseguire Sydney. Quindi i ribelli. Mandate alcuni dei vostri con indosso l'armatura di questi cavalieri santi e date fuoco al palazzo. Quindi un'infiltrazione.
Quegli stupidi si intrometteranno. Il ragazzino che abbiamo visto prima, probabilmente, chissà. Leamond è un'antica città con una storia di oltre 2000 anni. Le sue mura hanno visto molte battaglie. Esse sono più resistenti del più possente forte di Valendia. E come il sole roda attraverso il cielo, la bellezza dei loro scintillamenti colori supera quelli di ogni palazzo. La grande cattedrale che sovrasta il centro della città è il simbolo dell'indomabile spirito di Leamond, il luogo sacro del devoto ordine di Iocus. Leamond era una prosperosa comunità che al suo culmine contava più di 5.000 persone, finché, 25 anni fa, un grande terremoto pose fine a quel capitolo della storia di Leamond. E qui siamo a Leamond. Questi sono i nostri Risk Breakers, che devono indagare per l'appunto su tutto ciò che sta succedendo. Fan service che non manca mai in casa Squaresoft o Square Enix. Il fan service con i pixel, eh? Quanta roba. Prestando fede ai sopravvissuti, il nostro compagno, l'agente Riot, si diresse verso Leamond prima di mezzodì. È indubbio che i rapporti prevenutici siano vaghi e non possiamo escludere inesattezze, ma essendovi una sola via per infiltrarsi in Leamond, quest'ufficio ritiene che i rapporti siano veritieri. Altre guardie uccise. Che posto è questo? Sidney Lostaroth, capo della setta religiosa di Mühlenkamp. Il suo vero nome e la sua età sono ignoti, uno dei molti sedicenti profeti dell'Apocalisse. E allora perché il messia di un culto dovrebbe commettere un tale crimine? La setta è solo una copertura.
E così comincia l'avventura del nostro agente Riot. Inviammo degli uomini a controllare le miniere abbandonate che conducono alle Amond. Furono trovati tutti morti. Altri corpi furono scoperti all'entrata. Due cavalieri delle Crimson Blades del Cardinale. I nostri uomini furono assassinati a colpi di spada, ma le ferite dei cavalieri mostrano che siano uccisi a vicenda. Al momento abbiamo preso i corpi in custodia. I nostri specialisti stanno continuando gli esami. Estratto il rapporto investigativo sull'incidente delle Greylands. Ah, un'ottima annata. Ancora terremoti. Nessun sepolto vivo oggi, per favore. Simpatico. E qui comincia la nostra avventura. Quindi, come potete vedere in basso a destra abbiamo la mappa che appunto ci indica dove dobbiamo andare e dove possiamo andare. Successivamente ci possiamo muovere ovviamente con i tasti direzionali o con il joypad in base a quello che vogliamo fare. Possiamo fare anche la telecamera in visuale in prima persona con i tasti del joypad destro. Con quadrato possiamo saltare perché ci saranno anche delle zone dove dovremmo fare del platforming, se così si può dire. Con il tasto cerchio invece sfoderiamo l'arma e di nuovo col tasto cerchio possiamo attaccare. Col tasto X rimettiamo le armi ovviamente nella fodera. Questo credo che sia nella versione NSTC. Probabilmente nella versione PAL dovrebbe essere al contrario, ora non ricordo i comandi. E poi con triangolo invece abbiamo il menu, dove possiamo controllare gli oggetti, il nostro status, la mappa, i dati che raccoglieremo, le opzioni in generale del gioco, il punteggio che, se non mi ricordo male, veniva catalogato appunto in tutto ciò che facciamo all'interno del gioco, quindi i titoli che otteniamo, le imprese che facciamo, i tempi record sulle uccisioni di vari boss e il bestiario che ovviamente comprende tutte le creature che incontreremo all'interno del gioco. E poi la guida rapida che finalmente ci viene presentata, ma noi effettivamente non ne abbiamo così tanto bisogno. Ci sono i controlli di base, la modalità di gioco, lo stato, gli effetti dei danni, gli effetti del risk. Il risk che è l'unica cosa che effettivamente posso farvi leggere. Effetti su attacco sull'evasione, effetto sui danni, effetto sui colpi critici. Allora, appena il rischio aumenta, le capacità di Ashley di colpire con attacchi normali, armato o disarmato, magie e break diminuisce. Quindi il nostro rischio è una sorta di concentrazione, se possiamo definirla. All'aumentare del rischio diminuisce anche la capacità di Ashley di evitare gli attacchi. Al diminuire del rischio, le capacità di Ashley di colpire e di evadere aumentano e ritornano normali quando il rischio è zero. Effetto sui danni. Appena il risk aumenta, vabbè, queste sono tutte, diciamo, cose che posso spiegarvi tranquillamente io, però vabbè. Acquisire la magia, abilità di chain, queste le vedremo in futuro, l'abilità di difesa, il break arts, armi, armatura, minuta, leggimi. E questo ovviamente sono i riassunti di tutte le informazioni, ma per il momento non c'è bisogno perché vi spiegherò tutto io, quindi stiamo tranquilli. Su punteggio, ovviamente ancora siamo molto scarsi, come titoli non abbiamo nulla perché non abbiamo fatto praticamente niente. Le nostre imprese, che ancora, come potete vedere, sono praticamente zero. Tempi record e bestiario, tutto zero. Opzioni, cos'è che c'è? La minimappa, mostra tempo, stato dell'arma, memorizza cursore, informazioni. No, ok, tutto a posto. Dati e ovviamente salvare e caricare. La mappa, stato e oggetto. Abbiamo fatto quasi mezz'oretta di video, però vabbè, questa è la parte introduttiva, quindi faremo un pochino di più.
Allora, cominciamo subito ad andare. Ovviamente con R1 e con L1 è possibile girare la telecamera. Con R2 e con L2 poi sarà possibile utilizzare i vari oggetti e tutto ciò che ci serve. Ecco, però per il momento non devo utilizzare niente. Ok, quindi possiamo fare così e andare avanti. Questi saranno i nostri save point, dove potremo non solo ristabilire la nostra vita, la nostra salute e riportare il rischio a zero, ma qui potremo anche su dati salvare la partita. Per cui iniziamo salvando sul nuovo salvataggio questa nostra avventura, questo l'inizio di questa nostra avventura, e dopodiché continuiamo un altro pochino l'esplorazione di queste cantine. Facciamo una piccola parte, magari un po' più lunga, giusto perché siamo ancora all'inizio. Andiamo avanti. E come potete vedere, qua abbiamo già di fronte il nostro primo forziere, che però io mi scordo sempre che i tasti sono invertiti e quindi si aprono al contrario. Queste sono cose che effettivamente possiamo prendere, quindi prendiamo la Towash, lo scudo, guanto di pelle, bulbo e tutto curativo. A questo punto, se noi dovessimo andare su oggetti, possiamo modificare o equipaggiare le nostre armi. Quindi, se io vado su equipaggia e al posto della spada, in questo caso metto la Tovarish, come potete vedere, abbiamo delle statistiche che in base alle armi che utilizziamo aumentano o diminuiscono. Per esempio, come potete vedere, la Tovarish diminuisce di meno 1 la potenza dei danni inflitti agli umani, alle bestie non morti, ai fantasmi e draghi e ai malvagi. Quindi tutto meno 5, per cui è un'arma che praticamente a noi non ci serve completamente. Mentre invece la nostra Fandango, come potete vedere, ha umani classe 0, bestie meno 2, non morti meno 2, fantasmi meno 1, draghi meno 1 e malvagi meno 5. Quindi possiamo vedere poi anche danno fisico 8 e 8, quindi va benissimo. Tagliente 4, tagliente 1, però è contundente 5. Fatta in bronzo, perché come potete vedere, la B che sta in alto a destra dell'arma indica il materiale con il quale è craftata. E poi, ovviamente, come potete vedere, abbiamo anche i DP, che se non sbaglio sarebbero i punti dell'arma di, diciamo, di raffinamento o comunque di potenza, ecco. E poi PP, che sarebbero diciamo dei punti esperienza quasi, che vengono utilizzati quando, cioè non vengono utilizzati, vengono accumulati quando eliminiamo dei nemici, per cui magari giusto per tenerle. Qua adesso possiamo, ovviamente, ho fatto al contrario, equipaggiare niente, ho sbagliato perché mi sembra molto più conveniente comunque utilizzare la Fandango al posto della Tavarish. Al posto dello scudo, finalmente abbiamo lo scudo di legno, armatura classe legno, tutto zero, ovviamente, eccolo qua. Poi qui abbiamo il guanto di pelle, che come potete vedere qui con la fasciatura abbiamo umani 1, mentre invece il guanto di pelle è 0, quindi diciamo che la fasciatura è difesa un po' più alta. Quindi magari lasciamo la fasciatura. Già è diverso. Poi bandana, non abbiamo nient'altro da fare. E poi tutto ciò che penso possa essere già più che sufficiente. Ok, possiamo tornare indietro. E qua invece possiamo fare modifica, perché poi in futuro possiamo, come potete vedere, incastonare le gemme. Se noi abbiamo delle gemme nelle armi, possiamo incastonare delle gemme in futuro, ma ancora non ne abbiamo, anche negli scudi, e poi possiamo disassemblare e rinominare le armi. Ripararle, molto importante, perché poi, come potete vedere, ci saranno le officine che appunto ripristineranno i DP, delle nostre armi, che diventeranno più efficaci se ovviamente saranno sempre, tenute in maniera ordinata. Come prima cosa, io vorrei disassemblare la Tovarish, che per il momento non mi interessa, e quindi ottenere l'ascia e il manico di legno, perché qui esiste praticamente il crafting. Infatti possiamo assemblare le armi, solo che però si può utilizzare nelle varie officine. Assemblare le armi sarà una delle cose più belle all'interno di questo gioco. Per cui, una volta fatto questo, ritorniamo a salvare, in modo tale da non dover rifare tutto ciò che sto facendo adesso.
Quindi andiamo a salvare, sì, sovrascriviamo tranquillamente il file, perché tanto mi va benissimo così. Giustamente i salvataggi sono un po' più lenti in questa versione emulata, proprio perché non siamo all'interno della PlayStation, quindi tante tante cose non si riescono a fare. Comunque già tempo di gioco 33 minuti, siamo stati abbastanza lunghi in tutta questa prefazione. Cominciamo. E come potete vedere, già qua, ecco, il nostro primo avversario, che appunto è un pipistrello, ma niente di che. Come potete vedere, il risk al solito è ancora zero. Come vi avevo accennato, ci saranno anche delle parti di platforming o comunque di enigmi da dover risolvere. Quindi magari ve le farò vedere o comunque poi farò dei tagli per evitare di annoiarvi troppo, ma questi sono altri discorsi. Un grimorio, esatto. Ci sono anche delle porte che ovviamente dalla mappa, come potete notare, saranno bloccate per il momento. Quindi questa porta, porta chiusa con sigillo camomilla. Quindi per il momento non possiamo assolutamente prenderla. Dobbiamo stare anche attenti perché in delle zone delle mappe ben precise ci sono delle trappole che possono scattare. Mi sa che era nell'altra zona, ma vi farò vedere più avanti. Ecco, abbiamo allertato. Mancato. LOL. Ha colpito il suo amichetto, cioè suo fratello. Fuori uno. E fuori due. Ok, siamo riusciti a farcela. Allora, questa è la porta. Tecnicamente da dove siamo venuti noi, quindi noi dobbiamo girare da questo lato. Qui c'è un altro forziere, quindi apriamolo. Come
Controlli lo scrigno? Sì. Rimuovi e conserva. Conserva un oggetto nello scrigno. Rimuovi un oggetto dallo scrigno. Ah, ok, questi è. Ok, questi sono gli scrigni, quelli che mi permettono di posare gli equipaggiamenti o comunque di fare un po' di piazza pulita. Va bene, allora, dato che per il momento abbiamo registrato già un bel po', io direi che per questa puntata possa essere tutto. Per cui io adesso salverò, sì, perché già abbiamo fatto quasi 40 minuti di puntata, che so essere stata abbastanza noiosa perché abbiamo fatto soltanto la parte introduttiva. Ma di questi giochi ovviamente dobbiamo anche attenerci alle loro regole. Per cui, per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci vediamo alla prossima.